Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Appuntamento quotidiano, settimanale, consueto con Amici Granata. Mi è scappata la cronologia perché è l'ultimo appuntamento dell'anno con Amici Granata. Chiudiamo in bellezza, ci auguriamo, perché la Salernitana è a poche partite dal giro di boa. Sabato prossimo al Castellani di Empoli per una partita che è la partita verità, sostanzialmente, per capire cosa vuol far da grande la formazione di Giampiero Ventura, che è tornato al successo domenica scorsa contro il Crotone alla Rechi con tanta difficoltà, nonostante la superiorità numerica, ma sono arrivati i tre punti: gara di personalità, gara di voglia, gara di carattere. Sabato prossimo al Castellani, dopodomani, sarà importante tornare a far punti fuori casa, che mancano da cinque partite di fila, perché sono cinque trasferte che, dopo aver alzato bandiera corsara nelle prime tre di fila, la Salernitana è tornata sempre a mani vuote, lontano dalla Rechi. Per questo Ventura sta varando, sta ipotizzando, sta pensando ad una Salernitana ancora una volta sperimentale, con delle novità soprattutto a centrocampo, anche perché in difesa e in attacco i giochi sono fatti tra defezioni e squalifiche e indisponibilità di vario genere, tra su tutte quella che ancora una volta fa notizia, o meglio non fa quasi più notizia, è quella di Alessio Cerci, che tra l'altro proprio oggi ha postato, rompendo anche una sorta di silenzio voluto, dettato da un regolamento interno, ha postato sui social il suo, una sorta di certificato medico, in un certo senso, il referto dell'esame diagnostico, che parla di una lesione muscolare, ne avrà ancora per un mese e quindi se ne parla al nuovo anno. Si spera, sempre che Cerci rimanga in Granata, perché il nuovo anno comincerà anche il mercato di riparazione di gennaio, che dirà tanto sulla volontà, sulla voglia della Salernitana e soprattutto della proprietà di voler recitare davvero un ruolo da protagonista in questo campionato di Serie B abbastanza livellato verso il basso, eccezion fatta per il Benevento. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio questa sera. Buonasera a Brigida Vicinanza, caporedattore di Salernitana News. Buonasera Brigida. Buonasera Eugenio, buonasera ai telespettatori. Buonasera Antonio Capone, ex ala e talentuoso attaccante della Salernitana negli anni 70. Antonio, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera e grazie per aver raccolto il nostro invito, ad Antonio, a Brigida e a Guglielmo Accardi, direttore buonasera, sportivo Eugenio. Della buonasera Paganese, che è già in fase pre-festiva, perché sì, non si gioca. Praticamente sì. Sì. Ci hanno anticipato le ferie. Vi hanno anticipato le feste, insomma, c'è una sorta di braccio di ferro per discorsi sempre legati. No, mi sa che più che braccio di ferro sono richieste che difficilmente verranno ascoltate, perché sono oggettivamente cose difficili da ottenere, però vediamo che succede. E invece che cosa succede in casa Salernitana, Brigida? Veniamo al notiziario dell'ultima ora. Cerci ha postato una sorta di certificato medico, l'ho chiamato io, un referto che la Salernitana non aveva comunicato, sembrerebbe per questioni di privacy. Lo ha fatto il diretto interessato, però contravvenendo forse a un regolamento interno. Sta di fatto: lesione muscolare datata 2 dicembre, una lesione muscolare abbastanza grave. Io ho consultato qualche medico, qualche specialista di medicina dello sport, si parla almeno di 6 settimane di stop. Vabbè, le vacanze di Natale anticipate. Ti avviso, sarò cattiva stasera? No, vabbè, sarei cattiva, voglio essere più cattivo io. Vacanze di Natale anticipate, verrebbe da dire a tanti... Che oramai le vacanze... Le vacanze, cioè è una vita in vacanza, facendo la parola. Diceva la canzone, esatto. Insomma, e appunto oramai questi giocatori sono diventati addetti stampa di loro stessi, perché sui social, Instagram, più di tutti, insomma, abbiamo un po' riusciamo a capire un po' le condizioni sia di salute, sia di famiglia di questi giocatori. E oggi ha postato questa foto, non so quanto possa passarla liscia a questo punto, forse un po' per la voglia di rispondere a quelle che erano le accuse nei suoi confronti e le critiche, anche perché molti tifosi l'hanno incontrato per strada, via Roma, Corso Vittorio Emanuele, quindi molti gli hanno chiesto: ma allora che problemi hai, quando torni a giocare? E lui evidentemente avrà risposto così sui social. Questa settimana, Eugenio, nessuna febbre, nessun virus, quindi probabilmente mister Ventura potrà avere a disposizione quasi tutti, tranne Giannetti,
anche lui ancora in ripresa appunto dall'infortunio, e vedremo ad Empoli se il mister Ventura confermerà nuovamente quella che è stato lo schieramento in casa alla Rechi contro il Crotone, o se ci sarà qualche variazione insomma tra gli 11. Qualche variazione potrebbe esserci, soprattutto a centrocampo. Lo spartito tattico sarà lo stesso. Guglielmo Accardi, Cerci è un giocatore che non si è mai inserito. È possibile che vada via a gennaio, a tuo avviso? No, non credo, perché è un giocatore dal contratto alto che difficilmente potrà essere piazzato ad altri. Non credo ci siano squadre che in questo momento siano interessate a prendersi in carico una situazione più che un calciatore come quella di Cerci. Soprattutto un giocatore che non gioca da un anno e mezzo. Da un anno e mezzo, reduce anche da un infortunio, credo sia veramente impossibile per la Salernitana riuscire a darlo via in questo mercato. In questi casi l'ipotesi di una rescissione consensuale? Ma sai, le rescissioni, il contratto vanno fatte, sono bilaterali naturalmente. Naturalmente sono bilaterali, se non c'è l'accordo, se non c'è il consenso del calciatore, è difficile si possa addivenire a una rescissione. La Salernitana, Antonio Capone, ha fatto a meno sempre di Alessio Cerci, che doveva essere il top player di questa squadra, è stato il flop player, ma anche questa non è una novità. Insomma, i punti che si ritrova in classifica la Salernitana, che è a metà del guado dopo una partenza sprint, sono tutti merito dei giocatori che hanno tirato la carretta fino ad oggi. È un campionato livellato verso dove? Il basso, l'alto, la mediocrità, eccezione fatta per il Benevento? Fatta a parte il Benevento, che secondo me è già con un piede in Serie A, le altre squadre fanno un po' tutte fatiche. Se pensi che il Pordenone è secondo in classifica, che viene della Serie C, a parte che c'è una squadra già abbastanza registrata, perché tu sai benissimo quando una squadra vince nel campionato anche in Serie C, in Serie B fa bene. Ma ci sono squadre. È vero, è capitato a tutte, tranne che alla Salernitana, però. La Salerno non è Pordenone. Salerno è un ambiente molto difficile. Io ci ho giocato per 3 anni, quindi posso dire tutti i problemi che si possono avere qui giocando a Salerno, che è una piazza molto importante, voglio dire. E ci sono stati giocatori importanti. La squadra di quest'anno, secondo me, non ha mai giocato la squadra titolare intera. Mi sembra che quante partite hanno fatto? Siamo alla 19ª, credo. Quindi voglio dire, ogni settimana l'allenatore aveva sempre il problema di chi far giocare per gli infortuni e per tante situazioni che si sono create. Però nonostante tutto... 17ª, sabato prossimo la 17ª. Non si sa ancora, cioè Ertoe e Cerci in fin dei conti non sono mai stati... Assolutamente no. Quindi voglio dire, nonostante tutti questi problemi, la Salernitana è ancora lì. Se devo dire che mi entusiasmo, non lo posso dire, come nemmeno posso dire che mi deprime. È una squadra che non è ancora... è incompiuta, secondo me. È il difetto che gli posso trovare, secondo il mio parere, che non c'è la Salernitana, sai perché prende sempre gol alla fine? Se ci fai caso, 2 partite in casa abbiamo preso gol, anche col Crotone potevamo prendere il 3-3, a parte che ci vuole la testa lì. È una squadra che non sa gestire la partita, anche quando va in vantaggio, se ci fai caso, è una squadra che attacca o si difende, invece avendo un giocatore adesso... Posso dire un giocatore tipo Tonali, quello che gioca nel Brescia. Hai detto uno scarso, però. No, dico, con le sue caratteristiche, non c'è nella Salernitana. C'è tutta gente che tira la carretta, come si può dire. Quindi non sa, anche quando va in vantaggio, non si è mai... Non sa mettere palla in cassaforte. Bravo, perché non fa girare la palla e fa correre a vuoto la squadra avversaria. E allora lì di... attacchi e ti difende, allora trovi la squadra che è più forte di te, ti fa gol e perdi o pareggi. Domenica ci è andata bene per tutti i versi, siamo andati in svantaggio, poi dopo l'espulsione, non so se c'era o non c'era, a me non mi interessa. Però nonostante tutto la cosa più importante è che siano venuti 3 punti, perché se domenica si perdeva... O si pareggiava, eravamo già lì a stare... Cosa facciamo? Anche questa. Però questa vittoria può darsi che può dare la svolta, anche se secondo me manca qualche giocatore, perché noi abbiamo 3 gli attaccanti,
che mi sembra che nessuno di quelli di questi ha fatto 20 gol in no, un assolutamente, campionato, assolutamente. Quindi già abbiamo un problema. A centrocampo, come ti ho detto, non c'è un ragionatore, e poi dietro prendiamo ogni partita prendiamo gol. È inutile che siamo qui. Non l'ha toccata abbiamo... piano, Capone, come sempre. Come sempre. Ma io no, ma mi piace, come sempre, scusami il gioco di parole, sì, quindi, gli ospiti in questa tribuna, insomma, hanno sempre manca qualcosa a questa squadra, come ho detto, incompiuta, e in questo campionato, tolto il Benevento, non lo voglio dire in dialetto, mi sembra che il resto siano squadre tutte abbordabili. Può succedere che può uscire il Perugia, il Frosinone, il Chievo, che ne so, il Crotone lo stesso. E la Salernitana, se riuscisse a gennaio a prendere quei due, forse anche tre calciatori di una certa importanza, chissà, nel calcio tutto c'è. Tu sai benissimo che qua in Serie B come si perde una partita se è in zona play-out, come si vince se è in zona play-off. Quindi cioè, è tutta da ancora da decidere il destino della Salernitana. Che però, si deciderà a gennaio, e su questo siamo d'accordo. Brigida, Capone, Capone diceva, ti do un bell'assist, perché Capone diceva tra i tanti punti interessantissimi che poi svilupperemo, toccati e affrontati da Antonio Capone, ha detto è una il resto della Serie B è abbastanza... È una sfravagatura. È benissimo, o meglio, malissimo. Riferendosi alla Salernitana, ha detto è un'incompiuta. Scusa la cattiveria, ti do un assist. O è compiuta, nel senso che tanti detrattori dicono: ma insomma, questo è il cammino della Salernitana. Alla fine, se vai a vedere, l'anno scorso era questo, in questi anni, insomma, questo traccheggiare che. Ma infatti, è una compiuta nella sua incompiutezza. Cioè, secondo te c'è una linea, c'è una volontà? Sì, io non credo. Io penso di sì. Io non credo. Mi rifiuto, perché insomma di credere una cosa del genere. Però... Allora, io il foglio dei premi Oscar ce l'ho qua. I premi Oscar? Certo. Come i premi Oscar? Perché il film è sempre lo stesso. Abbiamo parlato di Cerci, è in corsa per il premio miglior attore non protagonista. Ah. Poi dopo te li dico mano a mano. Vabbè, ma non siamo al Giffoni Film Festival, anche se abbiamo Capone che poteva tranquillamente fare l'attore. O la prendiamo a ridere, oppure dobbiamo snocciolare per forza in maniera seria tutte le questioni. Allora, non le possiamo snocciolare in questo momento. Allora, anche questa piazza oramai è stanca e siamo arrivati di nuovo al tutti contro tutti, ed è quello che vogliono dall'alto, tra virgolette. In un certo senso il dividi e t'impera. Domenica abbiamo vinto, è successo quel poco. Vuoi perché un giocatore ha peccato, non si è capito per cosa, di presunzione, poi ha chiesto scusa, questo tira e molla. Ma fuori domenica sera, oltre mezzanotte, c'erano i tifosi che attendevano il pullman della squadra. Vabbè, giustamente si erano stati sentiti offesi. Però diciamo, derubrichiamo questa vicenda, perché poi insomma sono arrivate le scuse, sebbene insomma è giusto che ci siano state. Adesso insomma non voglio entrare più nel discorso, insomma, perché si rischierebbe di innescare una pericolosa miccia che preferisco aver circoscritto già la settimana scorsa. Ma ci ritroviamo a parlare sempre di questo. No, però a proposito di argomenti importanti e interessanti, Antonio Capone diceva una cosa, insomma, manca il Tonali della situazione, fatte le debite proporzioni. Non mica solo lui. No, però parlavi del centrocampo. A centrocampo finalmente abbiamo visto un giocatore che a mio avviso mi ha fatto una bella impressione, sa dare del tuo al pallone, è giovane anche se ha dimostrato una certa personalità. Fatte le debite proporzioni, Guglielmo Accardi, Žižek può essere, non dico il giocatore che ti dà la svolta, però può essere il playmaker di cui questa squadra ha tanto bisogno? Sicuramente un giocatore finalmente con delle caratteristiche, se non altro, più adatte, più specifiche. Molte volte un solo giocatore può risolvere i problemi di altri in campo, nel senso che se si sposa bene con le caratteristiche degli altri può esaltare gli altri e può appunto risolvere i problemi. La Salernitana in verità non riesco mai a capire sinceramente cosa è che non va,
perché alla fine sono anni che diciamo sempre le stesse cose. Allora dai ragione a Vicinanza, insomma, che sì, è un film già scritto. Sì, purtroppo sì, perché è una società che, alla quale non si può dire che lesini gli investimenti. Sono usciti anche i bilanci e li abbiamo visti. Una società che investe anche sulla parte, sulla guida tecnica, è un allenatore come Ventura, tutto si può dire tranne che non ci sia la volontà della società di cercare di alzare l'asticella. Poi però vedo che come sempre al tirare delle somme di quello che è la squadra ti rendi conto che è una squadra che difficilmente riesce ad avere un suo filologico, un filo conduttore, una squadra che, come diceva Antonio, vive molto sui momenti, sugli episodi, sulle situazioni, per cui può vincere contro chiunque, può perdere contro chiunque. Se nell'arco della partita girano bene gli episodi, può darsi che vince la partita, se girano un tantino male sicuramente la perde. E questo è un po' l'andazzo di quest'anno, degli altri anni, che poi ti porta alla fine, quando gli altri invece magari crescono durante il periodo dell'anno, si migliorano durante il periodo dell'anno, tu questo rendimento che ti tiene a galla fino a un certo punto rischi alla fine di coinvolgerti in situazioni più pericolose. Aspettiamo il mercato di gennaio, perché come dicevi tu, il mercato di gennaio può farci capire effettivamente questa squadra e questa società che direzione può prendere, perché un solo giocatore no, ma due, tre giocatori possono, in questo tipo di campionato, in questo campionato così livellato verso il basso, per non dire di mediocre dal punto di vista della qualità, due o tre giocatori giusti ti possono effettivamente spostare l'orizzonte. Però la domanda te la devo fare, dove a questo punto? Da operatore di mercato? Dove cosa? Dove... No, allora, sulla difesa io mi ero espresso già precedentemente, credo che un giocatore di qualità, un giocatore di spessore al centro della difesa ci vuole. Al netto del recupero o meno di Ertò? Non possiamo dire al netto, perché fin quando il giocatore non lo vediamo. Perciò dico, cioè tu a questo punto da operatore di mercato dici, visto che finora io non ho avuto la possibilità di avere Ertò, io punto su un... Se mi viene è un in più. Che possa essere Ertò, io questo non lo so, perché non conosciamo né le condizioni del giocatore né effettivamente poi quello che può dare ad oggi. Se dovesse essere Ertò, c'è in rosa, meglio. No, perché molti tifosi, e io anche, sono terrorizzati dalla frase abbiamo il rinforzo fatto in casa. Ecco, sarebbe lui. Certo, però lo stesso discorso dovresti fare per Cerci, ma te la sentiresti tu oggi dire che rinforzi in attacco per Cerci? Assolutamente no. Lo stesso devi... Ormai al mercato ci siamo, tra 10 giorni il mercato è... Però, Guglielmo, il mercato apre fra 10 giorni, ma chiude fra 40, e solitamente la Salernitana ha abituato i suoi tifosi a chiudere le operazioni al 39esimo e al 40esimo, un po' come la maggior parte, bisogna dire. Sì, però una squadra che ha bisogno e ha voglia e ha volontà. Per questo dico, il mercato è importante per capire un po' la direzione che vuole prendere la società. Sì, sono assolutamente d'accordo. Perché dai primi movimenti capisci se ha degli obiettivi sui quali già puntare, già sui quali si vuole investire, o altrimenti si aspetta l'ultima settimana di mercato, un po' per vedere nel frattempo anche il campionato che piega può prendere. È un po' perché all'ultimo stai lì ad aspettare un po' le situazioni, le occasioni, i saldi di fine stagione, quelle che sono le dinamiche di un mercato, insomma, questo, come spesso capita. A differenza di Cerci, però, mi vorrei spezzare una lancia a favore di Ertò. Non voglio dire ha avuto l'umiltà, ma ha avuto almeno la voglia di mettersi in gioco, perché ricordiamoci che Ertò è andato a giocare in primavera. Le ultime due partite ha giocato con i ragazzi della primavera, e quindi la voglia di fare, di rimettersi in gioco. E di a quanto pare, scusami, Brigida si è anche tolto parte dello stipendio. Sì, assolutamente, perché lui ha detto non mi sono allenato, non ho giocato, quindi tolgo parte dello stipendio. Non voglio dire che è un gesto d'umiltà, perché non possiamo sapere se magari un Cerci sia umile più di Ertò o quant'altro, però fa parte comunque dell'impegno, della voglia di misurarsi anche, no? Di vedere, arrivato a questo punto, ho avuto un infortunio, sono arrivato in una squadra nuova, ho avuto un infortunio, però arrivato a questo punto devo mettermi in gioco per cercare di capire dove posso arrivare. Antonio Capone. È un gesto di onestà. No, volevo chiederti, al netto di un rinforzo in difesa, poi tornerò sull'argomento mercato, hai detto a centrocampo, in attacco, Ventura, vi anticipo che si aspetta due attaccanti.
problema è, secondo il mio modesto parere, che il presidente della Salernitana è Lotito, se non sbaglio. Sono allora, i due copatroni, Lotito e Mezzaruna. Lotito, va bene. Quindi, giocatori di un'altra squadra, se Lotito è il presidente della Lazio, se non sbaglio. Assolutamente sì. Cioè, un presidente che... presidente della Lazio, Sassolari, può andare a comprare Torre Grossa del Brescia? In che senso? Sì. È una domanda. Sì, perché no? Può andare a comprare. Certo. Però, voglio dire, se tu avevi, secondo me, gli attaccanti più forti della Serie B erano a Salerno, quanti anni? Tre anni fa. Tre anni fa. Ed erano Donnarumma. Coda e Donnarumma. Quindi, voglio dire, il problema, hai venduto... se non sbaglio Coda per 2 milioni di euro, se non sbaglio. Sì, cioè lì c'è stata un'operazione particolare con Benevento. Perso a praticamente a parametro zero. Quindi voglio dire, ci sono degli aspetti, come ha detto il collega, che non ti lasciano... Collega Guglielmo Accardi, direttore sportivo della Paganese, ti stai candidando per il ruolo di allenatore alla Paganese. No, abbiamo la Nocerino. Erra sta facendo benissimo, eh? No, così, dalla Nocerino, così facciamo il derby. Ah, ecco, ecco. No, voglio dire, quindi vedo, come avete detto, in futuro, se io ho Coda e Donnarumma e sprocati, io non li faccio mai andare via. Quindi voglio dire, la Salernitana ha una mentalità che oramai il presidente, mi sembra che sia stato molto chiaro, non è che il presidente abbia... vi ho preso da dove? Dalla D. E vi ho portato? In B. In B. Ah, tu pensi che il percorso sia finito? In 100 anni della Salernitana, quanti anni abbiamo fatto la Serie A? Due. Quanti anni abbiamo fatto la Serie B? 11 di fila con Aliberti e siamo al quinto di fila. Quanti anni abbiamo fatto la Serie C? 25. Cosa? No, di più. 25 anni? No, ricordavo i 20, che no, dopo 25 anni eravamo saliti nel 90. 80 anni di Serie C, o sbaglio? 70. Quindi, 70, quindi la nostra categoria al 80% è stata la Serie C. Tu sei in Serie B. E quindi dai ragione all'Odito che non dice... Non do ragione, bisogna capire tanti aspetti. Ma io credo che bisogna avere anche l'ambizione di crescere, però... È normale di crescere, però se tu mi vendi è come se tu pigli a Maradona e poi vai a pigliare a Pasqualina Sette Bellezze, voglio dire. Se tu hai i migliori attaccanti che fanno 20-25 gol in Serie B e ti compri quelli che ne fanno 5 o 6, come vuoi sperare di fare il salto di qualità? Ma parlo sia degli attaccanti, perché io sono stato un attaccante, quindi parlo degli attaccanti. E quindi voglio dire, è difficile, il presidente ha detto, vi ho portato in Serie B, vi faccio rimanere in Serie B, poi se nel caso capita... Cioè deve capitare, una cosa, una cosa astratta. In un certo senso, Guglielmo, il discorso di Capone ha un senso, io non condivido il discorso dell'ambizione. E poi stesso tu dicevi, sono stati pubblicati dalla Gazzetta dello Sport i dati del monte ingaggi dei giocatori. Ed è vero, ma non sempre. L'equazione spesa-impresa non sempre è perfetta. Il Benevento lo dimostra. L'Inter di Moratti per tanti anni ha speso cifre faraoniche e non ha vinto. Il Cittadella, signori, ha venduto i suoi Coda e Donnarumma, ma è stato capace di andare a prendere Antonino Sette Bellezze, che oltre a essere Sette Bellezze faceva pure 45 gol l'anno successivo. Vi dico questo perché ho preparato un servizio, sì, ma non dobbiamo però circoscrivere sempre la cosa, insomma la piazza è più facile giocare. Hai detto niente. Ma quando vinci però a Salerno sei un eroe, a Cittadella invece se lo dimenticano mezz'ora dopo. No, difatti, ma per loro è così, perciò appunto. Noi invece vogliamo... Ma il calciatore vero si forma a Salerno però. Lo so, ho capito, però... Cioè se tu hai espugnato San Siro, sì. era perché a Salerno ti sei fatto giocatore, secondo me. Oltre che per essere un grandissimo talento, migliore salernitano. Capitato. È capitato. Credo che il discorso non quadra, perché se poi nel senso che è vero che la Salernitana nella sua storia Scusa se ti interrompo, poi dopo. Hai visto quanti giocatori a Salerno
sono stati fischiati, per esempio quello che gioca in porta nella Lazio, come si chiama? Stracoscia. Gioca in Serie A. Qua ma no, fischiato. Però no, Antonio. Anche io l'ho fischiato e ho giocato in Serie A. Benissimo, però bisogna uscire da questa equivoca di Stracoscia, perché se per il portiere hai memoria a corta. A Cittadella non lo fanno. Benissimo, perfetto. Però hai memoria corta, perché se Stracoscia portiere viene messo in discussione, tu sei stato giocatore. No, hai detto bene, ma se Stracoscia viene messo in discussione e la partita dopo gioca Terracciano e Terracciano fa una papera e la partita dopo gioca Stracoscia, né Terracciano né Stracoscia a Salerno avranno bene, ma lì non è un problema della piazza, è un problema di un allenatore all'epoca Torrente e di una gestione tecnica che dicono il portiere non si tocca, lo sapete meglio di me, a meno che non fa scandali. Come anche la questione Donnarumma. E la questione Donnarumma, la questione Donnarumma noi ci siamo anche battuti qua. Cioè, fa il direttore sportivo Guglielmo, credo che Donnarumma va messo da... A Caserta? No, a giocare sull'esterno... Esatto. Torrente sempre, Torrente lì. No, anche Bollini dopo. Anche Bollini, sì, anche Bollini. Perché poi dopo Torrente ci fu invece Menichini che portò Donnarumma e Coda avanti a giocare in due. Voglio dire, tu a Caserta hai avuto uno squadrone, hai avuto Gregucci, che a Salerno ha visto tutte e tre le fasi di Gregucci, certo. L'ultima purtroppo infausta e infelice. Anche lì sei intervenuto quando Gregucci, certo, insomma... Certo. Sono stati fatti degli errori tecnici e di gestione della rosa a Salerno, cioè secondo me impressionanti da questo punto. Perciò io dico non quadra il discorso con il fatto che dice non si vuole andare in Serie A, perché i 6 milioni e passa di monte ingaggi non dicono questo. Dicono secondo me la volontà invece di provare a fare delle cose importanti, di provare ad andare in Serie A. Però poi sistematicamente credo che questi soldi, queste risorse, secondo me vengono gestite non nel migliore dei modi. Vediamo il servizio. Poi vi dico anche un'altra cosa, secondo me nel calcio non vince necessariamente chi spende. Okay? Cioè vince chi ha idee. No, scusami, nel calcio se spendi non vinci necessariamente, ma chi vince è sempre chi ha speso però. Giusto, giusto. Capito? Una bella morale. Vediamo il servizio. Vincere nel calcio non basta soltanto spendere, gli investimenti ci vogliono, intendiamoci, ma devono essere mirati, bisogna saperlo fare, insomma. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato oggi la classifica del monte ingaggi delle squadre di Serie B. La Salernitana risulta sesta, con 8 milioni e mezzo di euro per parte fissa corrisposta ai giocatori ed oltre 1 milione di euro alla voce premi. Il club di Lotito e Mezzaroma ha puntato molto sugli emolumenti variabili, risultando la seconda società con il monte premi più alto della cadetteria, dietro la Juve Stabia. Il Benevento invece conferma il suo ruolo di leader non solo sul campo ma anche nella graduatoria pubblicata dalla Rosa, anche se per i Sanniti pesano ancora 5-6 ingaggi pesanti ereditati dalla gestione della massima serie. In quest'ultimo caso tra i emolumenti fissi 13.805.000 euro più spiccioli e premi 430.000 euro, la formazione Sannita stacca il Frosinone e la Faraonica Cremonese che pure hanno investito tanto. Al quarto posto l'Empoli, prossimo avversario dei Granata sabato al Castellani, ed il Chievo Verona, due retrocesse. La Salernitana, come detto, è sesta esattamente come nella passata stagione, ma con un'importante variazione legata agli emolumenti fissi che sono stati raddoppiati rispetto all'ultimo campionato cadetto. Numeri alla mano, il monte ingaggi Granata diminuisce di circa 200.000 euro, ma i risultati sul campo rimangono molto simili a guardare la classifica e l'andamento della squadra di Ventura paragonata a quella che Colantuono avrebbe lasciato esattamente un anno fa, sostituito da Gregucci prima e
Domenichini poi. Rimanendo a cifre e bilanci, invece, saltano agli occhi le programmazioni di squadre come Cittadella, Pordenone ed Entella, autentiche realtà virtuose in cadetteria a guardare il Monte Ingaggi, che navigano nelle zone nobili della graduatoria. Un esempio su tutti proprio il Cittadella di Venturato. La formazione veneta, dopo aver sfiorato la promozione in massima serie lo scorso anno, sfumata solo nella finalissima al Bentegodi di Verona contro l'Hellas, ha ceduto la gran parte dei giocatori che fecero comunque l'impresa di arrivare ad un passo della promozione. Anche quest'anno però il DS Marchetti ha messo a disposizione di Venturato un manipolo di ragazzi provenienti dalle categorie inferiori che costano appena 3 milioni di euro di ingaggio. Il Cittadella è in piena zona playoff, ma quello che più conta risulta essere la squadra della Serie B con il monte ingaggi più basso della categoria. E allora, prima della pubblicità, rapido giro di vite partendo dal direttore Accardi, la verità dove sta Accardi? Il Cittadella, che è la più economica, che però fino alla 2 settimane fa era secondo in classifica e comunque nelle zone nobili della classifica, o il Benevento, che sta facendo il suo faraonico ed è prima. La verità sta che alla fine vince sempre chi ha investito di più, o meglio, una di quelle che ha investito di più. Perché quello che dicevi prima. Perché tante di quelle che hanno investito tanto non vinceranno, ma sicuramente quella che vincerà sarà una di quelle che hanno investito di più. Io, per carità, mi auguro per il Cittadella, mi auguro per il Pordenone che possano riuscirci, perché poi ecco... Io mi auguro di no, perché significa togliere un posto alla Salernitana. Lo faccio per un discorso così, anche come dire, sì, cioè, per realizzare un sogno, una favola, insomma, a un club che da anni lavora in un certo modo e lo fa benissimo. Però dico anche che il Cittadella può farlo perché al Cittadella viene chiesto di mantenere la categoria ogni anno, quindi fanno delle scommesse, si divertono a farle, sono bravi a farle, però anche perché non hanno la pressione. Pordenone è una favola, però fermiamoci un attimo, perché dietro queste società c'è sempre un imprenditore importante. Ma non solo, ma c'è anche c'è un progetto. Sì, però generalmente c'è anche una società solida, importante, che poi per scelta sposano un programma improntato più low cost sui giovani, sui giocatori di categoria inferiore. Questa è una scelta, però generalmente dietro ci stanno sempre società, aziende strutturate forti e solide, sì, questo sicuramente. Antonio Capone? Più o meno sono sulla stessa linea sua, nel senso che... Scusa, mentre faccio solo una spiegare anche me, perché il Cittadella è vero che investe su giocatori spesso di categoria inferiore, però difficilmente investe a costo zero, cioè, mi spiego, almeno a uno va a comprare per cercare di rendere a due certo, o a tre, certo, ma certo. Mai a zero per sperare. Perciò c'è un progetto, parlavo di progetto. Cioè l'investimento a zero è quasi mai è produttivo, può essere produttivo l'investimento almeno a uno, almeno a uno e mezzo. E detto questo, io vado ad integrare, fatte le debite proporzioni, perché stiamo parlando di un testa coda, il tanto blasonato e faraonico Benevento dello Sciicco Bianco Vigorito, sì, è la squadra, una delle squadre, io credo che la Cremonese, sostanzialmente, se non ci fossero quei 5 ingaggi della Serie A, ha speso anche di più, ma sicuramente il Benevento è il faraone, è la regina della Serie B in termini di ingaggi, però come giustamente dicevi tu, sono tutti, Guglielmo, tutti giocatori di proprietà, certo, cioè anche in una proiezione di alto livello il Benevento ne fa un discorso progettuale, lì non spendi uno e vendi a due, lì spendi 10 e ti auguri di vendere a 12 oppure di mantenere il coda, il Donnarumma della situazione. No, anche cioè, se spendi 10 significa che è un investimento mirato, perché quello ti darà il rendimento da 10. Esatto. Magari non lo rivendi perché è un giocatore che non ha possibilità di essere venduto a quelle cifre, certo. Però almeno un giocatore che tu, per garantirti il rendimento di quel giocatore, devi investire, devi spendere. Niente, volevo dire, per esempio, il Benevento, già si sapeva all'inizio del campionato che era la squadra, una delle squadre. Assolutamente. Chi ha comprato? Ha comprato Savo del Cagliari, Kragl, quello del Foggia, che fortissimo. Che sinceramente io avevo detto all'inizio del... No, all'inizio del campionato, di prendere questo qua che veniva dal Foggia, per me è un giocatore che ha un piede che mette la palla, vero, lui ti può...
ti può segnare su punizione, che cioè per dirti, quindi voglio dire, già da questo si vede la squadra che vuole arrivare. Si compra Kragolov, compra Sao. E vi anticipo una cosa, il Benevento sta perfezionando l'acquisto di un altro ancora, quindi per farti capire, ha preso i Temai, si fa male Schiattarelli, va a prendere Temai. Voglio dire, quindi per farti capire, già un altro tipo di programmazione. Di programmazione, la Salernitana vive su queste cose e sperando che non continui, come abbiamo detto, perché qua siamo un po' tutti, sempre anche la collega qui ha l'idea che la Salernitana oramai questo è il cammino e sarà quello dell'anno scorso, sì, quello, ma di perché non fa, c'è voglia di crescere, io ho paura perché me la state caricando quello che dispiace poi è che poi magari ci sono le situazioni del contratto di Rosina, le situazioni del contratto di Cerci, che secondo me sono risorse, ecco, che anziché essere indirizzato, potevano essere investite in diverse modo. Lui sa più di me e di te e di qualcun altro su queste cose dei contratti dei giocatori. No, è difficile. Poi a Salerno, ragazzi, parliamoci chiaro, come abbiamo detto, Pordenone, vedrai che fra 2 anni, forse la butto qui, arriva in Serie A. Perché c'è un'organizzazione, sai che a Pordenone ha fatto i campi da calcio? Sì, c'è un centro sportivo. Assolutamente. Ma c'è il presidente Lovisa, che è un imprenditore noi importante. Qua. Ma a partire dalle giovanili, ma prendi già un ragazzo della primavera che ha voglia di giocare in prima squadra, mettilo in campo e vedi che cosa ti caccia, no questo. Brigida, consentimi, io non credo che sia un problema di voglia dei ragazzi secondo della primavera di giocare in prima squadra. No, è un problema di qualità dei ragazzi della primavera che non me ne vogliano, c'è uno scambio. Outing completamente diverso. Per questo non funziona a partire dalle giovanili ad andare in prima squadra, per questo non funziona. Creami delle circostanze diverse, vedi come il Sau di turno ha voglia di venire a Salerno. Allora, i campi dove fanno allenamento, lo devo dire, fanno schifo, perché altrimenti non starebbero sempre con la caviglia rotta, il piede nella fossa, quello, cioè. Vabbè, adesso c'hanno il centro sportivo Mary Rosi, che è la casa di vabbè, proprietà. Vabbè, già, no, perché, scusa, questo è un dato di fatto. Eppure Ventura, però i temi sono tanti, devo mandare la pubblicità. Ventura però, nel dopo partita con il Crotone, ha fatto proprio l'esempio del Sau, del giocatore di spessore, che potrebbe non essere incentivato a venire a Salerno se vede che ci sono solo 3.000 persone, 5.000 persone. Ma io continuo a dire che quelle 5.000 persone, o le 20.000 che si aspettava Ventura, che gioca molto con l'Ars Dialettica, arrivano se arrivano i risultati. Appunto. Beh, certo, questo è naturale. Ma perché a Benevento sono mandati allo stadio? Figurati. Vabbè, ma Salernitana a Benevento, che la Salernitana era reduce da quel filotto importante di partite, credo ci fossero 20 e passati. No, 20.000 no, però 15-16. Sì, ma perché era un derby, era più sentito. Poi da lì c'è c'erano anche 2.000 sanniti. Ma c'era il filotto dei risultati prima. Sì. Erano le prime due partite. Andiamo in pubblicità subito dopo la seconda parte di Amici Granata per parlare del prossimo avversario, dell'Empoli, che non sta attraversando un momento assolutamente felice. E a proposito di investimenti, l'Empoli da neo retrocessa e con il roster che si trova a disposizione, prima Bucchi e adesso Muzzi, sicuramente avrebbe tutti si aspettavano che navigasse in acque ben diverse da quelle in cui si ritrova in questo momento la formazione toscana, che tra l'altro sarà letteralmente in piena emergenza in difesa, e chissà che la Salernitana non ne possa approfittare. Forse anche per questo Ventura sta immaginando qualche novità in formazione. Restate con noi. 17 minuti dopo le ore 21 in diretta su TV Oggi Salerno, Amici Granata, seconda parte della trasmissione. Nel fuori onda si chiedevano i nostri ospiti se questo scricchiolio fosse dovuto alla pioggia. Penso proprio di sì, sta piovendo forte. Piove sul bagnato in casa Empoli, però, Brigida, perché la formazione di Muzzi, come dicevo prima dei comunicati commerciali, non sta attraversando un buon momento. Anche lì c'è la contestazione dei c'è tifosi. Una feroce contestazione della tifoseria, che si aspettava ben altro, esatto. Però lì, insomma, gli investimenti, la rosa, il roster è di assoluto spessore, non l'ha inquadrata a Bucchi, non lo sta facendo di fatto neppure Muzzi, che è reduce da una sconfitta. Ma non che ha lì dato fischi la per i giocatori. Fischi ai giocatori, sì. E soprattutto una difesa in emergenza. Vabbè, Genio, però diciamo sempre la stessa cosa. Voglio farla dire a
al calciatore più forte della storia. No, io rido perché mi sembra che ogni squadra che abbia affrontato la Salernitana in difficoltà, come incontrava la Salernitana, vinceva. Eh no, ma facciamo gli scongiuri, ragazzi, no, sì, vi prego. Gli scongiuri. Cioè, una squadra, se gli mancava qualche calciatore, veniva dal risultato, un giocatore che non segnava da un anno, gioca la Salernitana e quello segna, per farti capire. Non vorrei che succedesse questo. Eh no, ci auguriamo assolutamente. No, ma da Copione andremo a pareggiare ad Empoli. Da sicuro? Copione, sì, sì, sì. Allora giocatevi l'X. Ecco. C'hai addirittura praticamente il sì, risultato. Sì, c'è tutto. Il Copione quello è, Eugenio, la sceneggiatura, quella è. Migliore sceneggiatura lo Tito Mezzaroma, miglior regista Fabiani. Ce l'hai proprio le candidature, gli Oscar, ce l'ho tutte. Hai tutto. Le vuoi tutto sapere preparato. Adesso? No, preferisco. Natale o alla fine del campionato? Preferisco di no. Okay, ecco. Guglielmo, senza Balkovic, con Antonelli ancora ai box, Romagnoli che rischia di non esserci, il solo Maietta capitano, insomma, a reggere le sorti della difesa dell'Empoli, si parla e si immagina addirittura di una formazione toscana che potrebbe cambiare lo spartito tattico dal 4-2-3-1, 3-1-2 non ricordo, addirittura al 3-5-2, proprio perché è in emergenza difensiva. Può provare ad approfittarne la Salernitana, e se sì, come? Sicuramente Empoli in questo momento è una piazza calda, in difficoltà, depressa, perché si aspettava un campionato diverso invece di una situazione di classifica sicuramente non nelle attese. La Salernitana non è una squadra capace di, secondo me, variare il tema. La Salernitana è una squadra che le partite spesso le subisce. Ma questo è per una carenza strutturale dell'organico o anche per una scelta tipicamente del suo nocchiero? Perché Ventura un po' è sempre stato così. È una scelta anche proprio, secondo me, strategica, una scelta dettata dal modulo. Difficilmente la Salernitana può andare a affrontare le partite in un modo piuttosto che in un altro. Generalmente le subisce, aspetta sempre l'iniziativa, cede sempre un po' l'iniziativa all'avversario. Sicuramente quando giochi contro una squadra che ha delle defezioni importanti, qualcosa ti deve lasciare, e tu devi essere bravo negli episodi a cercare di portarteli dalla tua parte. Poi io credo che la Salernitana ha in organico comunque giocatori che sono capaci di tirarti fuori il colpo, la giocata. Chi? Ma io credo lo stesso Iallo, lo stesso Gondo si sta dimostrando nell'arco della partita un giocatore che lo spunto lo può trovare. Te l'aspettavi questa esplosione di Gondo? Questa... Sì, tutto sommato sì, perché un giocatore ha fatto molto bene l'anno scorso. Nelle giovanili era un calciatore sul quale molti puntavano. Sì, ha avuto un paio d'anni di battute a vuoto, poi dopo è rimasto così un po' ai margini. L'anno scorso il Rieti è stato bravo a prenderlo. È un giocatore, sicuramente non è un fenomeno, però là davanti è uno che può dare fastidio, insomma. Soprattutto in una Serie B mediocre, Capone. Se c'eri tu facevi il fenomeno. Assolutamente una Serie B mediocre, tranne qualche giocatore. Ma questi giocatori stranieri, tipo questo Gondo, sono giocatori che secondo, non lo so, forse lo sa anche lui meglio di me. Io mi ricordo quando ero ragazzino mi mettevo vicino al muro, facevo muro, palleggiavo. Questi li hanno messi in campo, secondo me, già a 11-12 anni gli facevano fare le diagonali, le cose, a parte anche in Italia, voglio dire, però questi sono ancora più dietro di noi. Cioè acerbi. Sono un po' acerbi su questi fatti, se ci fai caso. Piano tecnico, sì. Degli stop che vedo sia di Gondo che di Ellov, certe volte li sbagliano perché non sono stati educati. Invece noi eravamo educati e ci educavamo da soli. Questo è il vantaggio che abbiamo noi in confronto alla parola. Loro fisicamente sono più forti di noi. O sbaglio, dire? Sì, assolutamente. Credo che sia quella la differenza. Ma un po' generalmente ormai la componente fisica, atletica, ha preso un po' il sopravvento sull'aspetto tecnico. E forse, no? Anche per questo, insomma, c'è stato un calo poi della qualità. Sicuramente. A cascata dalla Serie A. Sicuramente, sicuramente. Per forza. Questo è un dato... È andato innegabile. Cioè si è preferito sempre l'aspetto fisico, la quantità, la qualità. Oggi soprattutto A non ne parliamo proprio, anche la B ormai c'è un aspetto fisico atletico che è predominante.
Abbiamo Cristiano Ronaldo che salta. Vabbè, ma quello è un quello è un mostro. Quello è un mostro che fa quello parte dei, come diceva il Troisi, stai dai mostri, vai dai mostri, insomma. Però, ma quello è stato costruito Cristiano Ronaldo, perché quello è un personaggio. È un personaggio. Allora, Cristiano Ronaldo giocava in Portogallo nella squadra e aveva, se vi ricordate, non aveva le spalle, queste spalle magro. Non aveva cose. Struttura. Non aveva struttura, però cosa aveva? Cristiano Ronaldo aveva una qualità enorme, nel senso che ha nel suo corpo le fibre, tu sai meglio di me, ci sono le fibre bianche e le fibre rosse. Le fibre bianche sviluppano velocità, le fibre rosse no, tutta altra cosa. Noi, per esempio, esseri umani normali, ne abbiamo metà e metà. Quelli che fanno i 100 metri, che fanno i record, hanno le fibre il triplo, il doppio di quello. Lui che è un marziano ne viene di Ferguson l'ha preso e l'ha portato a Manchester, Inghilterra. Difatti io mi vedo il calcio inglese perché mi diverto. Vabbè, ma perché tu eri il George Best della situazione. A parte quello, George Best, Merone, quindi voglio dire, l'hanno portato lì, hanno dato il preparatore, eccetera, eccetera, e l'hanno costruito. E Ronaldo eccelle nelle sue qualità, e le qualità sono queste. Devo capire che Cerci quindi c'ha solo fibre rosse. fermatevi. Allora, ci vediamo in casa con il Pordenone. Stiamo arrivando da Monaco di Baviera, e sempre Forza Salernitana. Un saluto a Michele Della Notte che ci vede su Facebook. Alfredo invece chiede a Capone un giudizio su Kin, e mi dà un assist, perché Sofyan Kin è seriamente candidato a tornare a riprendersi una maglia da titolare sabato al Castellani, dopo che Ventura aveva in un certo senso dato un messaggio proprio al suo pretoriano, perché gli ha fatto fare panchina contro il Crotone, salvo poi lanciarlo nella mischia contro la formazione pitagorica. E credo che l'ingresso di Kin sia stato determinante anche e soprattutto ai fini della vittoria. Non a caso l'assist per il gol del 3-2 di Gondo di testa è arrivato proprio dal suo piede fatato. Alfredo ti chiede un giudizio su Sofyan Kin. Sa tirare molto bene i rigori. 5 su 5 è un giocatore che secondo me vuol fare più di quello che sa fare, trattiene un po' troppo la palla, rallenta un po' il gioco, però tecnicamente il ragazzo c'è, per carità, per quello che ho visto io. Poi può darsi che mi sbaglio, però tutti, non siamo tutti maestri. E in campo te lo dà e te lo toglie, è come anche i giovani che ci sono, perché i giovani che ci sono nella Salernitana, questo maestro, Firenze e cose, sono bravi, io dico, vedi, sono bravini, non avendo esperienza rimangono bravini, però per far fare il salto di qualità ci vuole gente un po' più, come devo dire, anche caratterialmente un po' più forte, caratterialmente. Però i giovani che ci sono interessanti, non sbaglio, non li ho seguiti, li ho visti giocare. E quindi cosa c'è in questa Salernitana? Proprio ci manca un po' l'esperienza di questi giovani. E poi parliamoci chiaro, quando giochiamo con 8 undicesimi dell'anno scorso e ci siamo salvati sul rigore, cosa pretendiamo? Play out. Se giochiamo 8 undicesimi dell'anno scorso, ci siamo salvati sul rigore, cosa pretendiamo? Ai calci di rigore, neanche sul rigore. A proposito di questo, sempre sul nostro profilo Facebook, Antonino D'Ambrosio ci saluta e saluta il Monaco di Baviera fino alla fine Salernitana, ma non ne possiamo più di questa società. C'è un clima di esasperazione, Brigida, che si respira in città, e di disaffezione, che è la cosa che maggiormente preoccupa. Però al Castellani ci saranno 150 tifosi della Salernitana, almeno 150 tifosi della Salernitana. Sì, ma il tifoso della Salernitana non abbandonerà mai la Salernitana, e paradossalmente, come vedi, in trasferta ci sono molti più tifosi. Sì, in proporzione sicuramente. Sarà che in casa hanno paura, tra virgolette, sempre della stessa situazione, magari anche di vedere un Lotito, un Mezzaroma, un Fabiani. Il tifoso è stanco di questo, quindi preferisce seguire la squadra in trasferta e magari prendersi quelle che sono le delusioni o magari anche le gioie in trasferta, perché in casa le gioie ce le siamo prese, ma anche all'ultima l'abbiamo presa, però è successo quello che è successo. Ma questo è soltanto frutto di un'esasperazione generale, perché oramai si arriva sempre allo stesso punto di partenza. Cioè,
è stucchevole parlarne sempre, cioè è diventato allora, veramente... Parliamo di calcio, parliamo di calcio e vediamo il servizio che abbiamo preparato sulla probabile formazione che sabato scenderà in campo al Castellani. Ventura conferma il 3-5-2, sarà un 3-5-2 un tantino sperimentale a quanto pare. Il servizio e poi gli approfondimenti, perché la Salernitana si è allenata questo pomeriggio al Merirosi e ci sono ulteriori novità. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo in studio. Il Jolly Keane e il Play Zizek. Il primo dovrebbe tornare titolare sabato ad Empoli, ma Ventura ancora non ha deciso la sua posizione. Il giovane centrocampista polacco invece sarà quasi certamente confermato in cabina di regia al posto di Ditacchio. Con lui in campo la Salernitana ha segnato 5 reti, 2 al tombolato e 3 nell'ultima esibizione interna contro il Crotone, subendone 3, di cui una a Cittadella e 2 con i pitagorici, queste ultime sempre sugli sviluppi di una situazione su palla inattiva. Più di mezz'ora in campo nel disastroso pomeriggio del tombolato, 90 minuti tutti d'un fiato contro il Crotone per Zizek in una serata dalle emozioni forti e non solo per i continui cambiamenti del punteggio. In poco più di 120 minuti disputati nel campionato di B, Zizek avrà sicuramente capito una cosa: la Salernitana ha bisogno di trovare equilibrio perché incassa troppi gol ed ha bisogno di segnarne tanti per portare a casa qualche punticino. Per questo Ventura, dopo aver a lungo atteso il momento giusto per farlo esordire, ha rotto gli indugi proprio mentre la squadra andava alla deriva a Cittadella. Contro il Crotone domenica scorsa, Zizek ha provato sempre a dettare i tempi dell'azione, magari sbagliando anche qualche appoggio, ma non rinunciando mai ad alzare la testa per cercare l'apertura e il passaggio filtrante. In vista della gara di Empoli, in cabina di regia soffierà il vento dell'est, perché Zizek è destinato ad essere schierato dal primo minuto anche in una partita molto delicata, come quella del Castellani. I toscani stanno stentando, mentre la Salernitana è a digiuno di punti fuori casa da troppo tempo. Per cambiare il trend negativo delle ultime 5 partite, dunque, Ventura si affiderà a Zizek, affidandogli le chiavi del centrocampo in una mediana in cui sarà regolarmente disponibile ed arruolato Akpak Pro, che occuperà la consueta posizione di interno destro. Sofyan Keane invece dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, ma Ventura è ancora indeciso sulla sua posizione in campo. Il marocchino è in bilico tra il ruolo di mezzala e quello di esterno sinistro. Nel caso in cui torni a giocare come quinto, prenderebbe il posto di Cicerelli e la mezzala sarebbe ricoperta da Maestro. In caso contrario agirebbe sul fianco mancino di Zizek, al posto di Maestro insomma, con Cicerelli confermato esterno mancino e Lombardi inamovibile sulla destra. In attacco Gondo è in grande forma e sarà titolare anche al Castellani, accanto a lui Djuric dovrebbe spuntarla sul resto della concorrenza. E allora le novità dell'ultima ora sono che Ventura ha sciolto il rebus, o almeno così sembra, perché oggi pomeriggio la Salernitana si è allenata al Merirosi, il tecnico ha ovviamente a porte chiuse, in religiosa clausura, il tecnico però pare che abbia provato e riprovato Keane come quinto di sinistra e confermato Maestro mezzala sinistra, bocciati quindi sia Firenze, che è una naturale mezzala sinistra, sia lo stesso Gerre, che sta trovando sempre meno spazio, ma soprattutto in questo caso con Zizek confermato playmaker, Akpak Pro mezzala a destra, Lombardi e Keane a sinistra, sarebbe la prima volta di un'assenza, di una panchina per lo stacanovista di Tacchio. Giusto Keane quinto di sinistra, Guglielmo, e Maestro mezzala a destra, sinistra, scusa. Secondo me il ruolo naturale di Keane è quello di mezzala. Perché... che però non ha fatto bene quando ha impiegato mezzala a Salerno, credo, quest'anno. Credo che il quinto, per carità, poi ci sono giocatori che sono intelligenti, hanno le caratteristiche fisiche anche per interpretarlo un altro ruolo e lo fanno anche bene, però secondo me lui, siccome è uno che, come si dice, strappa, è uno che sa cambiare passo, sa andare alla conclusione, secondo me più lo porti vicino all'area avversaria meglio è. Però forse qualità, paga gli inserimenti da mezzala. È uno dei pochi che sa saltare l'uomo, insomma, sì. Secondo me il suo ruolo naturale è quello là. Da qui, lui nasce così, nasce sì, mezzala. Ma come nasce, per esempio, come Firenze nasce da esterno di centrocampo, ed è stato poi lo stesso Maestro, non è una mezzala tipica, è più un giocatore da tre quarti, da sottopunto, insomma, un poco di ambiguità ci sono, però credo che come dire, l'ipotesi quella là di Cicerelli a sinistra e Keane mezzala, secondo me era quella, ti intrigava più, di più. Era quella più indicata. Oggi però Ventura si è forse
teme un po' anche la forza dell'Empoli con Cicerelli, Lombardi, Chin, sarebbe stata leggermente troppo offensiva, anche se Maestro comunque ha caratteristiche offensive. Una domanda ti fa, ma Di Tacchio rimane fuori per scelta tecnica? Sarebbe per scelta tecnica, sta tirando da tanto la carretta, ha giocato sempre. Pensa che, se non ricordo male, l'ultima panchina di Di Tacchio è datata 2 settembre 2018 al Via del Mare di Lecce, quando gli preferì Di Gennaro, Colantuono credo, sì, era settembre, penso sia, sì, era Colantuono. Capito, quindi è una scelta... Una scelta tecnica forse, forse per farlo rifiatare. Ha giocato sempre nelle ultime forse mesi, non si è mai fermato. Di Tacchio? È un anno che sta giocando sempre. Gioca sempre. Senza esclusione e interruzione. Compresi play-out. E il rigore di cui, di cui sopra. No, ma come diceva... Guglielmo, giusto, Kin, un giocatore... Anche io l'ho visto giocare in quel ruolo, forse sa saltare l'uomo e cose varie. E questo ragazzo polacco che io non ho, cioè Gigek, questo che ha giocato nazionale domenica, under 21, è uno che sa dare del tuo al pallone. Secondo me sarà un ragazzo molto interessante. Proprietà della Lazio anche lui. Ovviamente. Beh, gioca perché ha imparato l'italiano. Se no non giocava. Sì, la Salernitana ha dei giovani interessanti. Come ho detto, sono bravini, come voglio ripetere ancora, bravini che si devono fare, quindi forse paga anche un po' lo scotto dell'inesperienza, perché essere nazionale dell'Under 21 in polacca è una cosa, essere nazionale dell'Under 21 in Italia è un'altra cosa, oppure in Inghilterra, oppure in un'altra... So che però le partite singole contano poco, però l'Under 21 polacca, l'Under 21 italiana, sì, dire, le ha suonate. Però, sì, lo so, il calcio polacco la nazionale in grande crescita. Però voglio dire, giocare in... In l'Under 21 è una cosa, giocare in Serie A è un'altra cosa, in Serie B c'è più agonismo e cose, quindi forse mancano ancora in queste cose questi giovani che devono imparare, e forse la Salernitana anche paga un po' lo scotto di questi giovani, però tutto sommato i giocatori, io vedo per esempio, ma non è che voglio fare una critica, in difesa Mantovani, che è alto 1,90 m e passa. Migliorini, quello che è alto, lo vedo molto scoordinato. Lui col fisico che ha, le palle in aria le dovrebbe prendere tutte lui. Cioè, lo vedo fuori, forse non ha i tempi, lui dovrebbe giganteggiare con queste palle. E invece fa degli errori, ecco, vedi, degli errori che ti possono costare anche il gol. Il portiere, per esempio, a Michai. Michai mi piace, però anche lui ti fa la parata spettacolare e poi si perde anche lui con, posso dire, un bicchiere d'acqua. Bella questa. Come vedi, ci sono giocatori che te lo danno e poi te lo levano, e quindi facendo così non otterrai mai un risultato grande, navigherai sempre lì, ma c'è, forse ci possiamo inserire o non ci possiamo inserire, e poi alla fine risultiamo una squadra che, non dico che lotta per la retrocessione, ma una squadra tranquilla, come ho detto, come lo dico, ci fa fare la Serie B. Siete contenti? Non si sa. Io non sono contento, forse non sarai contento tu, non l'hai, figura di questo. Cioè, quindi voglio dire... allora, scatenato Capone, dribbling a sequenza. Ma io dico la verità. Cioè, io il primo che andavo a comprare, Krakl, lo portavo subito qui, ma a piedi, altro che Cerce e compagnia bella, per carità, tanto di rispetto per Cerce. Mi si spiace che in queste condizioni, chi mi serve? Il difensore, vado a prendere quello che ha preso il Lecce del Benevento, che era stato squalificato. Lucioni. Subito lo vado a prendere, voglio dire. Chi voglio andare a prendere davanti, un Regrosso, vado e lo prendo, cioè voglio dire. Se non si fanno questi tipi di... Però sappiamo benissimo che il padrone della sanità è uno della Lazio. Chi porta? Porta il giovane che interessa la Lazio, la porta qui, lo fa... ma magari portasse i giovani della Lazio buoni. Ha fatto il grande Minala, che ha fatto un gol alla Bellino, ne avete portato in cielo. Dove gioca Minala? Sta girando a Formello. Ah.
però insieme a dico, casa sola. E qua lo fanno diventare, perché ha fatto un gol Avellino, perché ha difeso l'Avellino, facendo una grande cagata, forse facevi gol pure tu, quella. Voglio dire, hanno portato come il più grande giocatore che è stato a Salerno, ma De Ocuminal. Dove gioca? In no, non sta giocando, è fermo. Cioè si allena a parte. Quindi a Salerno purtroppo i tifosi diventano, fanno diventare forti quelli che non sono forti, perché sanno di calcio, vogliono fare gli allenatori, i direttori sportivi, possono fare tutto. Seminale era buono, giocava nella Lazio, o sbaglio? Sono state fatte delle scelte, ma io credo che non, io credo che Minala non rientri neanche in un'ambizione. Ma dico Minala per dire, no, certo, però... assolutamente. Io non chiamo in causa Baggio da questo punto, che sono spaventato. Cioè, altro, no, perché altro che la lista. Altro errore, ti dico un altro errore che fanno i tifosi della Serie A. Io mi ricordo 2 o 3 anni fa andavamo a giocare a Cesena, vincemmo una partita a Cesena. 2-1, sì, segnò il 90esimo il difensore, quello là, Bagadur. Cioè, i tifosi vanno sulla stazione a aspettare i giocatori. E che ne vinto con Barcellona? No, però era un momento particolare, perché quella vittoria avrebbe consentito alla squadra di... Ma i tifosi del Cittadella non lo fanno, i tifosi del Pordenone sta sicuro che non lo fanno. Hai capito qual è il difetto che abbiamo noi, che amiamo troppo, come facciamo diventare idoli gente che è normale, e all'improvviso poi da idoli diventano mezza cartuccia. Insomma, dobbiamo avere una... questo è l'errore più grande dei tifosi della Salernità. Ma non solo dei tifosi della Salernitana, però, Antonio. Del sud. Centro-sud, diciamo. Voglio dire, fatte le debite proporzioni, ricordo i tifosi del Napoli che dopo a Torino, Nocerina, Benevento, Bari, Palermo. Qua devono crescere. Sicuramente. Qui i tifosi, come dice Ventura sempre, no? Io lo apprezzo perché è un grandissimo comunicatore, oltre ad essere un grande allenatore. Però lui dice: lasciatemi costruire. A questo punto, meglio come è successo a Benevento, che si è costruito e si sta sognando adesso. Non che si fa il comunicato l'anno prima, allora vogliamo la massima serie, perché parliamoci chiaro, lo Tito e Mezzaroma in quel comunicato hanno illuso i tifosi della Salernitana. È normale che adesso i tifosi della Salernitana sono arrabbiati con questa società, già lo erano. Adesso ancora di più, dopo quel comunicato in cui si promette la massima serie, è normale che ci si aspetta grandi cose e che poi non si sono verificate, allora ci si sente presi in giro. È per questo che io mo ti dico: facciamo il film, la scenografia, la sceneggiatura è sempre la stessa, perché sarà sempre così. E il tifoso in quel momento ci ha creduto. Ma il tifoso è abituato a credere al protagonista di turno, ancora di più se è la proprietà. Ma io in questo momento apprezzo Ventura, che cozza un po' con quello che è stato detto a inizio anno da Lotito e Mezzaroma, però dice: datemi tempo per lavorare, per creare qualcosa, per costruire qualcosa, e magari fra 2 anni, con la continuità giusta, magari facendo crescere anche questi ragazzi. Vabbè, però scusami Brigida, io penso che qualsiasi allenatore vorrebbe avere a Salerno, come in qualsiasi altra piazza, un merito creditizio di 2 anni e dire: lasciatemi lavorare. Nel mondo del calcio, Ventura, che c'è stato per tanti anni, lo sa benissimo, è bravo, è alla sua ars oratoria, non è in discussione, lo sa benissimo e lo fa pro domo sua, a tirare acqua al suo mulino, ma sa benissimo che se non arrivano i risultati l'allenatore viene messo in discussione. È facile a dire: datemi tempo, datemi 2 anni. Credo che qualsiasi allenatore metterebbe la firma, si decurterebbe anche buona parte dell'ingaggio, se avesse la certezza di non essere esonerato per 2 anni, dandogli il tempo. Ma a questo tempo devi dare seguito con i risultati, è la legge del mondo del calcio. Ma non puoi avere i risultati se non c'è continuità. Cioè, la Salernitana è discontinua in tutto, è discontinua in tutto. Qualsiasi cosa abbia a che fare con la Salernitana sa di discontinuità. Guglielmo, su una cosa la Salernitana è continua, purtroppo, e lo aveva accennato una delle ottime performance di Capone nel prendere gol, con una puntualità disarmante. Ora, io sono d'accordo anche con Antonio ha preso ad esempio Migliorini, che paradossalmente forse dovrebbe essere il fulcro della difesa, anche se tu sulla difesa sei sempre stato molto chiaro. Però
è disarmante il fatto che la Salernitana prenda gol, se non sbaglio, forse solo in due occasioni su 17 partite è uscita con un clean sheet la porta, cioè è rimasta inviolata la porta di Mikai. E cosa ancora più grave è che ultimamente sta palesando una assoluta fragilità sulle palle inattive, quelle che dovrebbero essere a difesa schierata facile preda di Marcantoni di 1,90. Perché questo? Cioè c'è cattiva concentrazione? C'è un giocatore che è scarso e che non ci arriva? Cioè, qual è il motivo? Quando si dice cattiva concentrazione non sono mai d'accordo, perché durante una partita non vedo perché uno non debba essere attento e concentrato su quello che sta facendo. Questa è sempre un po' una frase che mi lascia sempre un po' perplesso. Salernitana prende gol perché nell'arco della partita i giocatori che ha, non essendo di livello eccelso, commettono degli errori. E quindi sull'errore, una volta del portiere, una volta del difensore centrale, una volta dell'esterno, una volta del terzino, tu alla fine concedi alla squadra avversaria la possibilità di segnare. Se ti va bene, pareggi, se no prendi gol. Ma non solo la Salernitana, anche le altre squadre. I limiti, insomma, della... Esistono le categorie per questo motivo qua. Ovviamente. Ivano sul nostro sito internet tipoaggisalerno.it al link Amici Granata ci scrive: buonasera, la difesa non deve essere rimpinguata, urge in avanti gli elementi giusti per gennaio, ci serve un esterno di sinistra di centrocampo che manca nella batteria degli esterni, poi ci vuole un incontrista che all'occorrenza può fare la mezzala alla Di Tacchio come regista, stiamo messi bene con Gigi che è il maestro davanti alla difesa, poi in attacco ci vogliono un paio di elementi, un giovane attaccante e un forte attaccante da doppia cifra. E aggiungo, notizia di calcio mercato per gennaio a Salerno, certi in entrata Anderson il centrocampista e Minala, non so se ha fatto la battuta, io credo che su Andre Anderson è molto probabile perché Anderson lo ha richiesto Giampiero Ventura, su Minala credo che abbia fatto la battuta. Siete d'accordo? Antonio, in un certo senso quello che hai detto, insomma, attaccanti da doppia cifra. Sì. Se vuoi dare un messaggio e un segnale. Ce l'avevi 3 anni fa, non puoi piangere sul latte versato. Brigida... Ma non arriveranno mai, perché lo stesso Fabiani ha ammesso, non meno di una settimana fa in conferenza stampa, abbiamo promesso il mondo, non mi ricordo a chi, ha detto un nome, non è voluto venire, a Salerno non ci vogliono venire. Si riferiva a Ceravolo. A Ceravolo, ok. Gli abbiamo offerto il mondo l'anno scorso, a Salerno non ci è voluto venire. Allora noi incontriamo queste persone, gli offriamo di e poi non ci vogliono venire. È normale che non ci vogliono venire se la situazione è questa. Ma è possibile che a Salerno un giocatore non voglia venire, Guglielmo? No, non credo. Onestamente. No. Anche perché non credo che la società non abbia la forza di offrire economicamente. E la solidità, oltretutto, le garanzie. Ma cioè, se poi dai, non voglio ritornare, non mi sembra neanche corretto ritornare sempre su. Se però dai, quando dai 400.000 euro a Cerci, a Rosina prima e a Cerci dopo. Sì. Che poi a Cerci non sono così perché c'è stato un discorso dei premi. Sì, cioè, però a Rosina stiamo parlando di 320.000 euro all'anno. Significa che sei una società che è anche capace di darli, certo, determinati contratti. Quindi hai gli strumenti anche per poter convincere determinati giocatori a venire. Poi Salerno è, ragazzi, che parliamo? In Serie B Salerno. Salerno non si rifiuta. In Serie B. Voglio dire. Noi non possiamo rifiutarci di mandare l'ultimo stralcio di comunicati commerciali subito dopo la terza ed ultima parte di Amici Granata, con un collegamento in diretta da Empoli per vedere che aria tira in terra toscana. Qua 9 minuti alle ore 22 in diretta su Tipoggi Salerno, terza ed ultima parte di Amici Granata, la Salernitana sabato alla Castellani di Empoli dal capoluogo toscano. Abbiamo in collegamento telefonico Alessandro Marinai. Buonasera Alessandro, Antenna 50. Allora, situazione abbastanza similare da un punto di vista di prospettive, ambizioni e progetti mancati da Salerno ad Empoli, forse con l'aggravante per l'Empoli della squadra neo-retrocessa e l'emergenza completa in difesa. Alessandro, buonasera. Ciao Gianni, buonasera a te, buonasera a tutti. Sì, cioè, hai quasi detto tutto tu. Non so se a Salerno l'obiettivo principale era quello di andare in Serie A, ma Empoli era stato dichiarato apertamente alla vigilia del campionato. A noi era stato scritto, Alessandro, addirittura, verba vorant scripta manent, dicevano i latini. È ancora meglio, se è scritto almeno rimane.
E quindi sì, possiamo dire che comunque si sta vivendo un momento simile da questo punto di vista. Poi ad Empoli, magari a Salerno c'è un po' più abitudine da questo punto di vista, ma ad Empoli no, nel senso che sabato la squadra è stata pesantemente contestata, cose che ad Empoli si vedono raramente, sono volate parole grosse, insomma non c'è un bel clima nello spogliatoio, non c'è un bel clima in città, e questo chiaramente si ripercuote anche sulle prestazioni. Tra l'altro, come accennavi tu, c'è piena emergenza in difesa, credo, pare che l'Empoli possa cambiare anche modulo. Quindi abbiurata la difesa a 4 per indisponibilità dei vari Balkovec, Antonelli e Romagnoli, potrebbe essere 3-5-2, difesa a 3? Ma potrebbe essere, ora i nodi verranno sciolti nelle ultime sedute che l'Empoli effettuerà a porte chiuse, quindi anche noi saremo un po' al buio, però chiaramente mancando più di mezza difesa diventa difficile metterla insieme una difesa a 4, ecco che come aveva provato a fare anche nella partita di Coppa Cremona, Muzzi potrebbe proporre le 3-5-2, è un'alternativa, è una possibilità, perché comunque i difensori ce ne sono 3 e quelli devono giocare. In tal caso, se dovesse optare per la difesa a 3, chiaramente gli esterni di centrocampo potrebbero essere Pandinelli e Frattesi, che quindi si allargherebbero ulteriormente nella loro zona di competenza, con l'inserimento a questo punto di Laribi nel ruolo di tre quarti dietro alle punte che dovrebbero essere Lagumina e Mancuso, con Moreo che pare, dopo un lungo periodo di inattività a causa di infortunio, potrebbe ritrovare anche la convocazione. Sei stato impeccabile, la domanda che voglio farti è invece, oltre al clima, è possibile addirittura contestazione fin dall'inizio, ma quanta gente ci sarà al Castellani, Alessandro? Ma non molta, Empoli è questa, insomma, se si arriva alle 5.000 unità già sono un buon numero, quindi non vi aspettate uno stadio pieno, perché non credo che ci sarà. Rischia Muzzi? Ma sai, come tutti, quando cambi allenatore perché le cose non vanno bene e l'allenatore che subentra non fa altrettanto bene, peraltro con l'aggravante che questo non ha un'esperienza tale, certo, da poter gestire una situazione comunque difficile, è chiaro che queste tre partite del 2019 diranno molto anche sul suo futuro. Salernitana, poi Cosenza e la chiusura in casa contro il Livorno sono partite che potranno definire anche il futuro del tecnico, perché poi ci sarà la sosta e quindi un motivo per l'Empoli, ma per la Salernitana come per tutte le altre, per fare un po' il punto della situazione. Grazie Alessandro Marinaglia, Antenna 50, noi ci vediamo dopo domani al Castellani. Buonasera, ciao, Alessandro Marinaglia. Ciao a voi.